Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it. Prima fila, calendario degli spettacoli. Ben ritrovati da Carlo Magistretti. Al Teatro Arena del Sole, dal 10 al 15 gennaio, il ritorno alla Casa del Padre, una drammaturgia e regia di Paolo Billi con la Compagnia del Pratello, prima assoluta. Al Teatro Arena del Sole, dal 12 al 15 gennaio, Oilem Goilem di e con Monio Vadia e la Monio Vadia Stage Orchestra. Al Teatro ITC di San Lazzaro, il 14 gennaio, Cuore di Cane di Mikhail Bulgakov con Licia la Nera, che ne cura anche adattamento e regia. Al Teatro Duse, il 14 e 15 gennaio, l'operetta Il Paese dei Campanelli di Lombardo e Ranzato, drammaturgia, adattamento e regia, Corrado Abbati con la Compagnia Corrado Abbati. Prima fila, magazine. Riprende anche la stagione del Teatro ITC di San Lazzaro di Savena con uno spettacolo intitolato Cuore di Cane, tratto dal romanzo di Bulgakov con Licia la Nera, che ne ha anche curato l'adattamento e la regia. Licia, benvenuta. Buongiorno, salve. Parliamo di questo spettacolo, come hai lavorato? Partendo dal romanzo di Bulgakov, dove si parla di un cane randagio che viene adottato da un dottore che poi in qualche modo lo trasforma in un essere umano. Sono rimasta folgorata da questo libricino quando l'ho letto e dopo un bel po' di tempo ho pensato che se ne potesse fare un adattamento teatrale. In realtà più che adattamento è come... Insomma, sì, è stato un lavoro che mantiene la forma romanzo, perché non ho fatto, diciamo, una traduzione drammaturgica, ma è proprio io agisco la parola, la prosa, ecco, la narrativa, prediligendo alcune parti che sono quelle legate sia al rapporto con il potere, sia al rapporto con la giovinezza, due aspetti molto molto importanti che sono all'interno del romanzo. È venuto fuori quindi un unico racconto a più voci, perché sono quasi 12 personaggi che si affacciano all'interno della storia, e io agisco cambiando le voci, insomma, lì fisicamente con il microfono e con la musica di Tommaso Cuzzerti e con una maschera in faccia che annulla ovviamente ogni fisionomia di tutti i personaggi, ne fanno un'unica faccia, ecco. Sì, questo poi ti impone di lavorare moltissimo con la voce, col corpo. Sì, sì, è un lavoro molto, molto focalizzato sulla vocalità, sì, sicuramente anche il rapporto alla musica, che è un rapporto fondamentale, perché io e Cuzzerti lavoriamo proprio, come dire, impastiamo i due suoni, cioè non è un lavoro, come dire, recitato su una musica di sottofondo, cioè la musica è protagonista e a volte proprio riattraversa gli stilemi un po' del radiodramma, perché Tommaso, oltre a creare diciamo dei suoni, delle musiche, crea anche proprio dei suoni vivi, cioè la trivella, la sega, i passi, il vento, insomma con i suoi oggettini strani che a volte costruisce anche lui e che creano suoni incredibili, riesce a ricreare proprio un'ambientazione molto forte, molto cristallina, che sembra di essere lì, ecco. L'ultima domanda riguarda le tematiche. Sono diverse quelle che Bulgakov ha messo nel suo libro, il rapporto con il potere, i nuovi ricchi, era un'epoca quella in cui il comunismo stava nascendo, c'era Lenin al potere, in Russia naturalmente, e poi c'è anche il rapporto con la medicina, con l'essere eternamente giovani, cioè ci sono davvero tante tematiche in questo testo di Bulgakov. Ce n'è qualcuna che ha catturato la tua attenzione, che hai voluto inserire con maggior forza nello spettacolo? È molto interessante come, diciamo, questo uomo nuovo che viene costruito, no? Questo cane che poi, appunto, con la sostituzione dell'ipofisi, anziché diventare più giovane, lui faceva degli esperimenti, il professor Preobrazhensky, di ringiovanimento, lui spera di mettere un'ipofisi di cane all'interno, cioè un'ipofisi umana all'interno di un cane, e spera che questo qui possa ringiovanire, invece si trasforma in uomo. E quest'uomo nuovo, come veniva chiamato Stalin, e diciamo che diceva rifonderò l'uomo nuovo, il comunista nuovo,
devo dire, è un uomo, come dire, maleducato, che parla per sentito dire, e quindi è uno spettacolo che un po' parla della fine dell'ideologia, dell'era della superficialità, e quest'era delle superficialità si mischia anche a un'ossessione per l'estetica. Allora, in qualche modo, anche se ambientato appunto in un'Unione Sovietica, ha delle connessioni fortissime con la società nostra dell'oggi. E queste tematiche mi hanno veramente profondamente, come dire, scossa, ed è, pur non facendo io nessun tipo di attualizzazione, alcune connessioni con l'oggi sono fortissime. Tra l'altro, Bulgakov, questo testo è stato pubblicato tipo 20 anni dopo la sua morte. Chi veniva trovato con un manoscritto ricopiato di Cuore di cane veniva condannato a lavori forzati per 10 anni, 15 anni, perché era un testo fortemente pericoloso, faceva una forte critica a Stalin, insomma, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è stato assolutamente ostracizzato. Insomma, sì, questo sicuramente è quello che mi interessa di più, questa cosa sulla fine dell'ideologia, sulla politica che diventa un chiacchiericcio, un sentito dire, più che una consapevolezza, ecco. Come dire, siamo fermi a un secolo fa, insomma. Sì, ahimè sì. Va bene, allora, lo spettacolo si intitola Cuore di cane, tratto da Bulgakov, adattamento e regia di Licia Lanera, il 14 gennaio alle 21 al Teatro ITC di San Lazzaro di Savena. Io ringrazio Licia per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. Prima Fila, Magazine. E questa settimana andiamo anche al Teatro Celebrazioni per uno spettacolo intitolato semplicemente Fred, sul palcoscenico Roy Paci e Mattias Martelli. Mattias, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, parliamo di Fred. Fred, non molti lo associano al cognome che diciamo subito, Fred Buscaglione, ma detta anche così, le generazioni più giovani non se lo ricordano, non lo conoscono. Allora io ti chiedo, come mai ti è venuto in mente di fare uno spettacolo su Fred Buscaglione, che rimane comunque una pietra miliare della musica italiana? Innanzitutto è vero quello che dici, ma è anche vero che per decenni Buscaglione, il mito di Buscaglione, ha sfondato le generazioni, tanto che io, che sono nato quasi 40 anni dopo la sua morte, ho sempre avuto le sue canzoni nella mente. E quindi in fondo è anche giusto portarlo alle generazioni che non lo conoscono, perché è un mito ed è la storia di un cantante che ha rivoluzionato totalmente la musica italiana. Cioè, lui, in un periodo in cui dominavano le melodie lente che parlavano di amori tristi, di mamme preoccupate, arriva con le storie di gangster, di bulli, di pupe, con pistole, portando una musica jazz, una musica swing, allora poco sperimentale. E anche molto ironica. Esattamente, sì, assolutamente. Molto molto ironica. In fondo parlava degli Stati Uniti, del mito dell'America, smitizzandolo appunto, ironizzando su tutto. Credo che sia, diciamo, un dovere continuare a parlare di Fred Buscaglione e farlo conoscere a chi non lo conosce, riportarlo alla mente a chi, diciamo, è sempre stato un appassionato. Senti, io vedo che la regia è niente meno che di Arturo Bracchetti. Allora ti chiedo, che cosa c'è dello zampino di Arturo? Io ho visto qualche immagine, qualche fotografia dello spettacolo, un po' qualcosa ho notato della sua poetica. Beh, dunque, Arturo è stato fondamentale nella costruzione di questo spettacolo, perché ha messo proprio, diciamo, il suo zampino, anzi zampone, perché è veramente una presenza molto consistente, ecco, dal punto di vista visuale, dal punto di vista luci, dal punto di vista delle indicazioni attoriali, dal punto di vista dell'invenzione scenografica. Quindi uno spettacolo che, diciamo, interseca tre elementi. Uno è l'elemento di narrazione giullaresca, appunto, che è incaricato a me. L'altro è quello della musica straordinaria, che è quella di Roy Paci e della band che Roy ha ribattezzato i Disaster Novas, parodizzando, diciamo, gli Aster Novas di Fred Buscaglione. E l'altro, appunto, è l'elemento visuale registico di Arturo. Insieme questi tre elementi creano una storia e un ritmo che io trovo, stiamo trovando particolarmente efficaci. Hai fatto bene a citare Roy Paci, perché insomma è anche la presenza musicale in questo spettacolo
assolutamente importante e imprescindibile, parlando e ricordando un grande musicista e cantante come Fred Buscaglione. Chiuderei però l'intervista, Mattias, con questa domanda: tra le canzoni di Fred Buscaglione, la tua preferita? Allora, non è una domanda facile, lo so, anche perché varia a seconda del momento e dell'umore. Se dovessi scegliere così, io direi Guarda che luna, perché è una canzone che mi smuove in qualche modo. Inizia col chiaro di luna di Beethoven, è diversa dalle canzoni, diciamo, tipiche di Buscaglione, più lenta, e secondo me è una di quelle che ha sfondato il tempo, ecco. Assolutamente, sai che questa canzone probabilmente è quella che la maggior parte delle persone non associa a Fred Buscaglione. È vero. Magari molte persone la conoscono, la sentono e dicono: ma chi è pure che cantava questa canzone? È Fred Buscaglione. Sì, è vero. È una delle poche che non gli ha scritto il suo autore, Chiosso, tra l'altro. Va bene, allora l'appuntamento con Fred, Roy Paci e Mattias Martelli sul palco, regia di Arturo Brachetti, è al Teatro Celebrazioni. Mattias, grazie per essere stato con noi. Grazie. Prima Fila, Magazine. E adesso andiamo all'Arena del Sole, dove dal 10 al 15 gennaio, in prima assoluta, c'è uno spettacolo dal titolo Il ritorno alla casa del padre, drammaturgia e regia di Paolo Billi, con una compagnia, quella del Pratello, dove in scena ci sono alcuni ragazzi in carico ai servizi di giustizia minorile. Paolo, benvenuto. Eccomi qua. Allora, parliamo di questo spettacolo, Ritorno alla casa del padre. Qui ci sono un po' di testi che si è andato a prendere per mettere insieme questa drammaturgia. Raccontaci la genesi di questo spettacolo. Questo spettacolo in realtà è la tappa conclusiva di un lungo percorso che ho cominciato nel 2018 con una serie di spettacoli che ho realizzato intorno al tema padri e figli e che poi è continuato nel 2022 con altre produzioni. Quindi è la conclusione di un lungo percorso in cui ho affrontato la paternità da tante prospettive, spesso dolorose. Ho lavorato gli istituti penali di Reggio Emilia con gli adulti, in cui, come dire, erano i padri adulti, grandi, che si guardavano allo specchio. E poi ho lavorato con donne carcerate che si interrogavano come figlie, come erano allora figlie. E poi con le ragazze dell'IPM di Pontremoli, dove ho affrontato tutto da un altro punto di vista, le ragazze che guardano lo sbarrimento dei padri, e fino ai lavori fatti qui a Bologna all'istituto penale minorile con lo sguardo dei ragazzi, con tre spettacoli eredi eretici in cui i figli non hanno la possibilità di tradire il lascito dei padri perché i padri non hanno lasciato nulla, e nelle orme dei figli, in cui sono i figli che non seguono le orme dei padri ma che seguono le proprie. Ecco, questo è quello che sta dietro. Per questo spettacolo sono tre i testi di riferimento: uno è una novella, un breve racconto di Kafka che si intitola Ritorno, e ci sono echi da Dostoevsky, dai fratelli Karamazov e dalla parabola di Luca del figlio prodigo. Quindi il lavoro che vado a presentare ora all'Arena del Sole è veramente, come dire, il punto finale di un lungo viaggio. Senti, il rapporto padre-figlio e il conflitto che spesso ne emerge è una storia vecchia come l'uomo, insomma. Che cosa hai visto lavorando con questi ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Bologna riguardo a questo tema? Chiaro, il tema padre e figli è, come dire, il pezzo di tutta la nostra cultura da 3000 anni in qua. Lavorare all'interno di un universo piccolo e particolare come un istituto penale minorile, per l'appunto, permette di toccare con mano una dimensione molto molto concreta. Questi ragazzi sovente non hanno figure paterne alle spalle, non si riescono a confrontare con padri che non sono mai esistiti o che sono fuggiti. Però tutto questo lavoro non l'ho mai fatto giocando sul vissuto dei ragazzi, ma sempre offrendo storie altre attraverso cui chiaramente far emergere qualcosa di personale. In chiusura, Paolo, lo sai che cito sempre questo dato che è molto importante, perché qualcuno può sempre pensare che l'attività teatrale all'interno di un carcere minorile o non minorile
sia un'attività fin troppo ludica per chi invece deve espiare, tra virgolette, una colpa per qualche reato che ha commesso. Ma la cosa interessante è invece che chi tra queste persone si dedica a questo tipo di attività, una volta uscito, per lo più non commette più reati e si dedica a una vita all'interno, diciamo così, della legalità. Certo, sono studi fatti e quindi, come dire, ci sono dei riscontri oggettivi di come chi frequenta il teatro, esperienze teatrali in carcere, in qualche modo abbatta la recidiva e non tornano a compiere reati e a ritornare in galera. Questo è soprattutto nel carcere adulti è un dato che è eclatante ed è stato preso in considerazione. Il teatro non è più un'attività ludica, un'attività ricreativa, è un'attività, chiamiamola, che permette a chi la frequenta di, come dire, fare i conti con se stesso. Mi fermo qui. Con i minori, con i ragazzi è diverso, perché tanti ragazzi, io conclusa il loro iter giudiziario penale, hanno continuato a fare teatro. Uno dei ragazzi della compagnia adesso è un ragazzo che da alcuni anni frequenta e partecipa agli spettacoli e quest'anno, chiusa la sua parentesi, ha deciso di continuare ed è un bravo attore. Adesso io non credo che farà l'attore da grande, come si suol dire, però credo che abbia contribuito in maniera determinante alla sua ricostruzione personale. Questo è molto importante. Allora, lo spettacolo, come dicevamo, si intitola Il ritorno alla casa del padre con la compagnia del Pratello in prima assoluta dal 10 al 15 gennaio al Teatro Arena del Sole. Io ringrazio Paolo Billi, che ha curato drammaturgia e regia di questo spettacolo, per essere stato con noi. Grazie a te.